Guardate, io sarò davvero brevissimo e telegrafico perché sennò Andrea Casu mi bacchetta e soprattutto Francesco Parisi. Guardate, brevemente, io condivido tutta la relazione, tutte le analisi che abbiamo fatto in questo congresso, sono convinto quanto voi che siamo in un cambio di fase storico, che non si torna indietro allo schema del passato e chiaramente la nostra generazione vive con maggiore difficoltà questo cambio di fase. E forse dobbiamo dircelo, forse dobbiamo essere più coraggiosi con noi stessi, più sinceri con noi stessi se possiamo, se ci diciamo che forse il nostro è un ruolo storico, un dovere storico di partecipazione, un dovere storico di creare una nuova visione. Per questo credo non sia scontato, non sia stato scontato né facile fare un congresso a tesi. Né scontato né facile perché al di là della personalizzazione della politica di questi anni non è facile per una generazione atomizzata, una generazione priva di rappresentanze, riuscire a fare sintesi, riuscire a fare, come dire, una fotografia più compiuta possibile di quello che di quelli che sono stati questi anni e di quella che è la nostra generazione. E guardate, oltre a questo, io credo che la nostra organizzazione sia stata, per utilizzare un'immagine, come una grande nave che ha navigato in mare aperto senza paure. Per questo ringrazio Fausto, ringrazio tutta la dirigenza nazionale per aver aiutato anche me, che sono da poco arrivato a guidare l'organizzazione studentesca, a capire quello che ci sta intorno e a provare a mettere mano ai cambiamenti del nostro paese. Guardate, banalizzo due semplici cose, due semplici riflessioni che volevo fare in maniera più compiuta, ma non ho il tempo per farlo. In questi anni abbiamo assistito a una verticalizzazione pesante del potere e a una timidezza però della sinistra che non ha saputo reagire, quasi come un pugile che all'angolo non sapeva sapeva solo che incassare colpi. Ci sono due cose che dobbiamo fare: rialzarci e provare a disegnare, appunto, grazie a un congresso a tesi, grazie all'inizio di un'analisi più complessiva e una sintesi più complessiva del mondo, provare a dare una visione, perché la crisi di oggi non è solo povertà, non è solo un indice che va al ribasso o al rialzo, la crisi di oggi è anche un senso gravissimo di solitudine nei nostri ragazzi, un senso gravissimo di smarrimento, di incapacità di sognare un qualcosa che è al di fuori del giorno che viene l'attimo dopo. La nostra organizzazione deve fare questo, deve essere capace di andare oltre, di vedere un mondo e disegnare un orizzonte. E non era scontato, in una situazione appunto di atomizzazione generale della nostra organizzazione, fare due associazioni studentesche. E badate che l'FDS è la RUN, e non perché io guido una di queste associazioni, sono due associazioni studentesche che non sono, come dire, non devono invidiare nulla alle altre. Abbiamo vinto ovunque. La RUN e l'FDS sono due associazioni che stanno dentro le scuole, dentro le università e lo fanno bene. E posto questo, mi avvio velocemente alle conclusioni perché altrimenti mi bacchettano. Beh, ti stiamo già bacchettando, Dario, devi proprio concludere. Voglio chiudere sul chi siamo e cosa vogliamo essere. Prima dicevo che la nostra generazione più di altre vive nel suo insieme un senso di scoramento generale, un senso di solitudine, di smarrimento, un senso di incapacità di dare con slancio un senso al proprio essere. E allora discutiamo di Europa, discutiamo di Mezzogiorno, discutiamo di Mediterraneo, discutiamo di tutto, però proviamo a dire due cose, a dire che la sinistra e queste organizzazioni esistono perché non solo credono che nel lavoro, che il lavoro e la conoscenza siano il viatico per il progresso, ma credono che il lavoro e la conoscenza siano il mezzo attraverso il quale l'uomo si libera dal bisogno. È una parola che abbiamo dimenticato, liberarsi dal bisogno, la grande missione che la sinistra italiana, la sinistra nel mondo ha sempre utilizzato. E forse sì, con questo citiamo anche Marx, ma non abbiamo paura di farlo. E forse anche per questo dobbiamo avere l'ardire, su questo concludo davvero, dobbiamo avere l'ardire che se in giro vediamo una notte scura, magari noi siamo capaci di inventarci il sole. Grazie.